facili, non so se i figli di massoni diventano massoni, però diventa cantanti di Sanremo, sì, però. Che figli ha visto lui in questo Sanremo? No, Che... no, lo E dico io. tu che figli hai visto in questo E beh, Sanremo? c'è il figlio che ha vinto Sanremo Giovane, non è figlio di un attore? Il No, figlio nel... di Iannacci, quali meriti ha il figlio di Iannacci per essere andato lì? Stai dicendo una corbelleria. Il Vabbè. figlio di Iannacci ha fatto 20 anni di conservatorio. È un pianista jazz straordinario, è un compositore straordinario. Ha composto le ultime 5 canzoni del padre quando il padre non era più in grado di comporre. Ed è un talento assoluto. Quindi tu, per la tua mania di essere complottista e di voler castigare tutti perché a te ti danno fastidio i figli come definizione, non come sostanza, stai dicendo una cazzata. Però quanti ce ne saranno bravi come lui che non vanno a Sanremo? Dai, E su. che cosa c'entra lui però? Perché citi lui? Cita gli altri bravi figli e altri figli non bravi che vanno a Sanremo. Ma perché cazzo citi lui? Non Beh, gli unici esempi, non vuoi dire che non è stato è un facilitato. esempio, perché quello è bravo. Però è stato facilitato perché è il figlio di Annacci. Ma perché tu, tuo figlio, non gli faciliterai nulla nella vita? Eh? Io voglio che tuo figlio allora faccia veramente la vita di un trovatello. Non rompere i coglioni con i figli degli altri, visto che Dai, tu sarai il primo ad papà. aiutare il Il tuo. male dell'Italia è questo, finché ci saranno queste cose, è il male dell'Italia. Il male dell'Italia è quando non si premia il merito, non quando si aiutano i figli. I No, figli. ma il merito va aiutato di tutti, non solo dei figli di. A te vedo che tu hai citato il figlio di Iannacci che il merito ce l'ha. Ascolta, l'Italia in tutti i campi è piena di figli di. Quando tuo figlio cresce, ti voglio vedere. Ma Voglio io non ho ruoli vedere pubblici. Io quando non ho ruoli pubblici. tuo figlio cresce, quando alzerai il telefono e chiamerai qualcuno per fare qualcosa per tuo figlio che cresce. C'è Io un ti problema. voglio vedere, lì ti Sì. aspetto. Il problema si pone nel pubblico. Io non ho ruoli pubblici. Sanremo è una cosa pubblica. No, Sanremo non è una cosa Eh pubblica. no, la RAI non è pubblica. Pubblico, Concorso Canoro non è una cosa pubblica. di una E TV non ti pubblica. assegnano posti di lavoro. Quindi non è così. E soprattutto tu, nella tua mania, questa tua mania che ti contraddistingue, hai citato il caso sbagliato. Guarda caso, adesso domani sera su Rai 1, non so qual è, c'è il film del figlio di Costanzo, ma guarda un po'. Io È non conosco. pieno. Io quella fattispecie non la conosco. Sì, ma io non ce l'ho con gli Iannacci. Ma uno è sempre Però tu figlio. non mi puoi dire che gli Iannacci non è Ma stato uno è sempre facilitato in figlio di quanto Costanzo. figlio di. Ti faccio notare che Edoardo De Filippo era il figlio di Vincenzo Scarpetta, di Edoardo Scarpetta. Esiste questa cosa e ci devi fare i conti. E soprattutto ti ho detto che io ti aspetto al varco su quello che tu farai per tuo figlio. Ma tu me lo puoi dire Lì se io sarò avessi un schietato. ruolo? No, tuo figlio non deve fare carriera secondo la tua logica. Tuo figlio, secondo la tua logica, non deve fare nessuna carriera. Perché No, no, tu io stai. sarò No, pronto a dire, cazzo, è il figlio di Frabetti. no, no, no. Ma se io ho una mia azienda privata e lo faccio lavorare un discorso, ma se io ho un ruolo pubblico e facilito il figlio rispetto ad altri, questo non va bene. Pensi davvero che tutti i figli di qualcuno siano Ascolta, facilitati? nella sanità è pieno di figli, di parenti, di quello che vuoi. Dai, su, ma di che parliamo? Stai confondendo la sanità con l'arte. È uguale, è la La stessa cosa. sanità non No. è uguale. Non è uguale. Non è Io uguale. non ti direi niente se, che ne so, il babbo ha un'azienda privata, anche ha una casa discografica sua e va bene. Ma se avviene in un concorso canoro pubblico, non va tanto bene, no? Iannacci, il figlio di Iannacci, al corso Canoro Pubblico ci è arrivato a 40 anni, non ci è arrivato a 18. E il figlio quell'altro di Gasman? La sua gavetta l'ha fatta. Quella è una roba che non conosco. Io l'ho visto ieri sera e non mi è parso granché. Quindi forse lì hai ragione tu. Forse lì il cognome pesa più della persona. Non lo so, si vedrà perché poi è molto giovane. Ma nel caso del figlio di Iannacci sei proprio completamente fuori strada.